Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, tornato con un nuovo unboxing. Sono molto molto eccitato, molto contento per questo pacco che mi è arrivato stamattina dalla Theory 11, quindi dalla Theory 11. Molto molto contento, quindi velocizzerò l'apertura del pacco e poi ci troviamo fra poco. Oh, ecco qua, finalmente. Cominciamo con un bellissimo sticker. Awesome. Lo attaccherò sulla moto, questo non so cosa farmene. Poi, receipt, la ricevuta. Poi, un po' di carta. E cominciamo subito con i mazzi. Per prima cosa, un Sentinel Playing Cards, che l'avevo già. Però mi sono piaciuti, quindi ho deciso di prendere un altro. Poi un Deck One Industrial Edition V2, quindi un V2 del Deck One, molto bello. In realtà questo qui l'avevo già ordinato da Dan & Dave, solo che hanno sbagliato a mandarmelo, mi hanno mandato un altro mazzo, vabbè. Poi un Talio Titanium Red, un altro Talio Titanium Red, un altro Talio Titanium Red e un Talio Titanium Blu, ok? Mi piace di più il rosso in generale nei mazzi, però soprattutto nel Titanium è molto, mi piace di più il rosso, insomma. Poi passiamo a un mazzo che avevo già e che mi è piaciuto molto, quindi ho deciso di comprarne un altro, che sono le Bee Stinger, ok, rosse. Poi Aristocrat 727, molto belle, me le hanno consigliate in tanti queste carte e quindi ho deciso di acquistarle, ovviamente blu e rosso, ma siccome mi piace il rosso ne ho preso un altro rosso, ok? Per ultime, ma non meno importanti, anzi oserei dire più importanti, le Monarch, queste carte davvero davvero fantastiche. Sono veramente molto contento per queste e siccome mi piacciono così tanto non ho preso uno ma neanche due ma tre ma anche quattro ma anche cinque ma anche sei, quindi sei Monarch. Ecco qua il pacco vuoto, finalmente si è svuotato. Quindi ricapitoliamo, abbiamo sei decks of Monarch, 6 Monarch, poi abbiamo le Aristocrat, due rosse e uno blu, Deck One, Sentinel, Beastinger, Talio. Ok? 6 Monarch, due Aristocrat rosse, uno blu, un Deck One V2, un Sentinel, che credo sia la ristampa perché hanno iniziato a riprodurle le Sentinel, perché prima c'era la versione originale che io avevo quella e adesso questo è il reprint, quindi la ristampa. Ok, poi un Beastinger su red, 3 Talio Titanium red e un Titanium blu. Queste qua sono tutte in rilievo, embossed, e quindi molto contento, vi ripeto ancora una volta, per questi mazzi. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti insieme a me nel guardare questi fantastici mazzi che mi sono arrivati. E restate collegati, restate iscritti, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace al video se vi è piaciuto, continuate a seguirmi perché è finalmente finita la scuola e quindi potrò dedicarmi, oltre che alle vacanze, a fare video anche di card stream, anche di nuovi giochi di prestigio che ho anche inventato io, alcuni assieme all'aiuto di qualche amico. E quindi che dire, stay tuned, quindi restate se continuate a seguirmi perché arriveranno molti nuovi video, ok? Quindi un saluto a tutti, by the New Magic Wizard, ciao!